Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo vlog. Stavolta siamo all'aperto. Salve. Pesce. Ok, il baracchino del pesce se n'è andato, dicevo. Siamo all'aperto. Sto praticamente testando il cellulare nuovo, che poi a breve, insomma, quando l'avrò testato meglio in tutte le sue funzioni, ci farò una recensione. L'ho comprato proprio perché nella descrizione del telefono c'è scritto indistruttibile e che viene principalmente utilizzato da coloro che lavorano nei cantieri. Doppio vetro, scocca in metallo, alluminio, insomma, poi vedrete, anche se Hans di Portal Games già lo sa. E proprio a questo proposito, ovviamente tornerò a fare video, quello ci mancherebbe, però. Essendo che praticamente ho appena concluso la stagione lavorativa, questa è la prima volta che mi posso sedere su una panchina in pace. Ovviamente, essendo all'aperto, c'è sempre gente che passa, va avanti e indietro e mi guarda come se io fossi un marziano, ma vabbè, pazienza. Il bello della diretta è questo. Dunque, novità. Le novità ce ne sono diverse. Avendo avuto poco tempo durante la stagione per fare i video, ho avuto bensì tempo per pensare a quali video fare una volta che sarei tornato e ne ho diversi, una bella sfilza da fare. E inoltre voglio... come si dice? Oddio. Non sono drogato, sono semplicemente molto rilassato. Allora, sono le 8:45, sì. Sono le 8:45, mi sono svegliato alle 6, non riuscivo a rimettermi giù per dormire. In casa dormivano tutti, ho detto sai che c'è, vado a farmi colazione fuori. Ecco, è passato uno che stava trasportando il cesso, quello di plastica, sai quello che si mette fuori da Lucca Comics? Ecco, lo so, ci siamo quasi. Giusto, scusate, sto divagando. Allora. Perché sono contento, al tempo stesso sono rilassato e al tempo stesso ho mille cose da dire e ho perso lo schema mentale che volevo fare prima. Il bello della diretta, dicevo prima. Anche se non è una diretta perché che non so per quale motivo non riesco a connettermi con il wifi, quindi non è una diretta. Però, amen. Dicevo, ho fatto una bella sfilza di video, cioè una lista di video che devo fare. Alcuni devo dire sono molto interessanti, li ho proposti anche a Leon che speriamo ritorni perché una volta superato l'esame ha avuto un sacco di cose da fare, lavoro anche lui e quindi non so se e quando tornerà e quindi molto probabile la metà delle cose che ho scritto sulla lista dovrò farle per conto mio. Non è questo il problema, però mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato anche lui, anche perché il 15 agosto praticamente facevamo un anno insieme, purtroppo non abbiamo potuto fare un video così commemorativo. E una delle cose che in realtà dovremmo fare insieme è una sorta di lista dei peggior giochi indie che abbiamo trattato da quando siamo insieme sul canale, con i vari premi ovviamente. E fare anche una sorta di riepilogo e farci due risate guardando i video vecchi. A parte il fatto che se ci guardiamo i video vecchi, mi sa tanto che ci vergogniamo e ci diciamo, mamma mia che schifo, che qualità audio di merda, oddio, orribile. Va bene, comunque arrivando al sodo, non vi voglio spoilerare niente, ma bensì vi annuncio che a breve ci sarà un'altra grandiosa collaborazione con Hans di Portal Games, perché voi avete visto soltanto un video, anzi due video, che è stata la nostra prima collaborazione. E è stata anche una sorta di esperimento fra me e Antonello. Quello che però non sapete è quello che c'è stato dopo, dietro le quinte. Messaggi su messaggi, tipo siamo arrivati a oltre 4.000 messaggi su WhatsApp, e quindi c'è stato pa parecchia, parecchia chiacchiera dietro. Difatti sono stato anche incluso nella pagina ufficiale di Portal Games e quindi collaborerò con loro, non come canale perché ormai i nostri due canali hanno strade già delineate, però per quanto riguarda pagine Facebook e argomenti di interesse e di intrattenimento collaborerò con questa pagina e la cosa devo dire mi fa anche molto piacere. Più che altro il mio scopo, diciamo, là dentro è quello di creare una serie di immagini con le reaction, tipo, sapete, no? Quella cuoricino, il pollice in su, le faccine. Una domanda, no? Preferite questo o quello? Vi ha dato più emozioni questo gioco o quell'altro gioco?
cose così molto semplici, ma che al tempo stesso creano un po' di chiacchiera all'interno della community di Facebook che è presente sulla pagina. Quindi voglio ringraziare Hans, ringrazio anche tutto, ovviamente tutto lo staff di Portal Games per questa interessante opportunità. I video torneranno presto, ora ho appena finito, ieri era giusto l'ultimo giorno, ora datemi tempo di riacquistare un po' di sanità mentale e poi si riparte a bomba. Mi stavano venendo in mente, ah, tanto cambio mano perché sta qui si è un po'. Tanto c'è Negan di Walking Dead che mi fa compagnia, la maglietta che ho comprato a Londra. Allora, stavo pensando, siccome ho anche degli argomenti che mi stanno a cuore, che non c'entrano molto col gaming, però argomenti che mi andava di trattare, soprattutto perché ho visto che sono anche molto discussi e molta gente non vede una cosa che è palese, proprio gli sta sotto il naso, però tanta altra gente dice no, è così perché lo dico io sono più famoso, quindi devi dare retta a me. Stavo appunto pensando di fare dei vlog, però non farli in casa, farli fuori, come sto facendo adesso, no? Il semplice fatto perché in casa sì, potrei farlo, però il punto è questo qua. Io vorrei, siccome a me personalmente lo sfondo verde non mi piace. È vero che è utile col chroma key, tolgo lo sfondo e ci metto le immagini dietro quando faccio i video, le recensioni. È utile, cioè serve a quello. Però siccome ho una stanza minuscola, non posso fare ogni singolo video con lo sfondo verde. Anche magari, cioè, magari è un video così, un vlog normale, sta lì a mettere il chroma key con le immagini che passano dietro per un vlog, capisci che non, cioè, non ha senso. Quindi appunto stavo pensando di farlo fuori di casa come sto facendo adesso, tanto vedo che comunque questo cellulare non rompe le scatole, non c'ha il minuto di video che poi si interrompe da solo, quindi devi fare 30.000 video e poi unirli insieme e fare un collage, grazie a Dio. Penso di aver fatto un buon acquisto con questo telefono. E sì, la cosa importante è che, come ho già detto tante, tante, tante volte, cioè io che in realtà questa cosa non la vorrei nemmeno dire perché è ovvio, la gente che mi segue già lo sa, la gente che si è aggiunta dopo, come appunto Portal Games e il team di Portal Games, anzi tutti gli altri insomma che hanno cominciato a conoscermi, anche loro lo vedono perché non sono scemi, gli occhi ce l'hanno, però c'è la gente che per qualsiasi cagata comincia a scrivere sotto i video, ricopi Zeb, di Zeb ce ne basta uno, sei la brutta copia di Zeb, bla bla bla. Ma che questi commenti mi fanno ridere. C'è stato uno addirittura che mi ha detto ricopi Zeb per gli argomenti. Commento scritto sotto la recensione di un fumetto, perché ovviamente Zeb è diventato famoso per le recensioni dei fumetti. Altri dicono ricopi Zeb per il modo di parlare, grazie al cazzo, siamo entrambi toscani, i modi di dire sono quelli, vedrai, Madonna ragazzi è toscano, lezzo, sudicio, suino, oh, sono detti che si dicono qua, sono detti popolari. Io fin da quando ero bimbetto che avevo 0 anni c'era la mia nonna che per qualsiasi cosa diceva sì è, poi l'ha trasmesso a mia madre che per qualsiasi cosa dice sì è, e dopo è entrato parte anche del mio vocabolario. Parole che vengono dette qua nelle nostre parti. E nonostante io non sia né di Bibbiena né di Arezzo, i nostri dialetti si differenziano parecchio perché io sto nella zona della Versilia. Nella Versilia abbiamo un dialetto molto diverso da quello di Bibbiena, quello di Arezzo, quello fiorentino, eccetera. Per esempio, ad Arezzo non esiste pottamie oppure pottami uomo. Pottami è massese, pottami uomo è qua della Versilia. Se la cosa vi dà così tanto fastidio, appunto, non potrei neanche fare i vlog così, perché su YouTube Italia io sono l'unico a fare i vlog così, all'aperto, no? In pratica, allora, lo speciale di Natale che ho fatto lo scorso anno, che sono andato in giro a Pietrasanta, no? E qua non si vede, però dietro l'alberi lassù c'è il fortino. Io ho fatto una specie di vlog, appunto, fuori di casa, facendo vedere tutte le zone, diciamo, di interesse della mia città, cose che avevano già fatto altri youtuber, non nella mia città, ma nella loro. Non vedo dove sia il problema. Però, se tu fai video fuori di casa, ricopi Zeb. Che poi, tra l'altro, Marianna Cane, io ho gli occhiali da moto sulla fronte. Lui ha gli occhiali da sole, sono sempre gli stessi tondi. Adesso ho gli occhiali da vista perché devo ricomprare le lenti.
E poi l'ho detto e ridetto e ridetto più volte che quando ho cominciato c'avevo gli occhiali da moto sulla fronte, i capelli biondi sparati all'insù e mi rifacevo a Michael Cummings, fratello minore di Rob Zombie, cantante dei Power Man 5000, di cui una canzone dei Power Man 5000 si chiama Danger Is Go, che guarda caso è il nome della mia pagina Facebook. Danger Is Go, Vrex e Leon. Ci siamo? Cioè, vabbè. Ah, Dio. Quando uno mi viene a scrivere di Zeb ce ne basta uno, no? A me mi verrebbe, sai, poi fargli la carezza. Piccino, sì, va bene, non ti preoccupare, lo capirai quando sarai più grande. Pat pat, pat pat. Poi super pat pat, un pattone via la testa, Marianna Cane. Vabbè, Giamontesi. Comunque, spero che questo primo vlog fuori di casa, anche se è stato un po' statico perché praticamente ero sdraiato così sulla cosa, ed è anche la prima volta che riesco a fare un vlog fuori di casa così con questa apertura, diciamo, vocabolaria, con la gente che passa normalmente. Avevo voglia di fare video, praticamente, non so se si è visto. Vabbè, sono 11 minuti, io penso che possa bastare come vlog e noi ci becchiamo il prima possibile, anche perché ci sono delle cose veramente interessanti, novità che sono saltate fuori ultimamente, proprio in questi giorni. Quindi spero di portarlo il prima possibile, perché se ci riesco sarò anche il primo su YouTube Italia a fare un video del genere. Altrimenti sarò il secondo o il terzo, però vabbè, uno dei primi. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e saluto tutti coloro che si sono iscritti, però non vedevano i miei video da un po' di tempo. Saluto Anemone, che è un sacco di tempo che non lo risento. E noi ci becchiamo come sempre al prossimo video.